Sabato mattina, come vedete, la palestra è abbastanza vuota. Ci stiamo preparando per un match che direi è un match di rientro. È il quinto match. È un incontro che per me è abbastanza importante, al di là di quello che può essere la questione delle vittorie consecutive. È più per una questione personale riguardo al fatto che un paio di mesi fa ho avuto un brutto infortunio alla spalla. Quindi è, diciamo, l'incontro di rientro nel quale, diciamo, ci si rimette in gioco e vediamo se la spalla è tornata a posto, ecco. Come tutti gli infortuni, è proprio una banalità. Stava girando nella lotta a terra, un ragazzo è scivolato, ha picchiato la spalla sul tatami, si è fermato e subito me l'ha detto: qua c'è qualcosa che non va. La prima cosa va all'incontro. Avevo un match a 2 settimane quando mi sono rotto, che era Milan in the Cage l'evento, e l'abbiamo dovuto saltare, e un mese dopo avremmo avuto un altro incontro e purtroppo sono saltati entrambi. Doveva essere Milan in the Cage, quindi anche un bel evento con anche una bella visibilità. I dilettanti come Fabrizio che si stanno avvicinando al professionismo, cioè c'è gente che li osserva, perché è anche importante poi, no, trovare un manager quando si vuole passare al professionismo. Passato il periodo di stop, ha ricominciato ad allenarsi gradualmente, ovviamente cercando, ovviamente, prima di fare solo esercizi di riabilitazione alla spalla, e cercando anche di cominciare anche a inserire qualche movimento propedeutico, ecco. Ha ricominciato anche a fare un po' di shadow box e ci hanno contattato sempre lo stesso organizzatore, non per il Milan in the Cage, un evento più piccolo, ma sembrava fatto proprio a pennello per poter rodare la spalla. È stata una batosta, perché comunque non sai mai come poi ritorni. Se ritorni con le stesse prestazioni, per fortuna però ci sono appunto gli amici, gli allenatori, i compagni di squadra che sono lì a ricordarti che comunque ogni cosa che succede c'è un motivo, c'è una ragione, e se riesci comunque a fermarti, a elaborare la cosa e trovare una soluzione per il problema, vai tranquillo che puoi tornare tranquillamente a rifare quello che stai facendo. E adesso, settimana prossima, vogliamo dare la prova di questa cosa, perché voglio portarmi a casa questo match, questo incontro, voglio vincerlo molto più degli altri, proprio per non una questione di dimostrare agli altri, ma dimostrare a me stesso che nonostante questa rottura e questo intoppo che c'è stato, non va ad alterare quello che sarà il mio percorso. Sto cercando di crescere, di trovare nuova gente con cui allenarsi e migliorarsi, e sono sempre fondamentali, ragazzi. La dimensione della relazione all'interno di una palestra deve essere sana e volta al miglioramento. Se non ci sono questi due presupposti, non è l'ambiente sbagliato, c'è qualcosa che non va, perché la crescita si fa anche tramite questo. Abbiamo fatto più sparring del solito, però il nostro sparring lo facciamo sempre molto tranquillo, non è uno sparring aggressivo. E poi tanti circuiti di cardio, raga, facciamo tanti allenamenti che riusciamo a sintetizzare degli esercizi tra quello che è il mio bagaglio e il suo bagaglio, e riuscire a creare dei circuiti che adattiamo in base a quello che, diciamo, è il momento. Abbiamo creato delle routine e dei circuiti che tendono a massimizzare questo tipo di risultato. Condizionamento fisico, aumento del cardio, della resistenza. Poi lavoriamo anche un po' su strategie che non è che sono così grandi, fondamentali, come quando passi al professionismo che sai tutto del tuo avversario, qui più delle volte non sai neanche chi è. Ovvio, Flavio mi dice sempre: entra primo round, ce ne andiamo a casa e beviamo una birra. Io sarei felicissimo di fare così. Se riusciamo primo round, top. A me mi interessa divertirmi, anche se finiamo coi giudici. Mi interessa, l'importante è che sia soddisfatto di me stesso, della prestazione che io ho in mente di dover fare per me stesso, ragazzi. Primo round si è incentrato principalmente sulla lotta. C'è stato un rapido scambio all'inizio quando sono entrato. Vi
visto Fabrizio molto tranquillo, cercava più che altro di contenere l'avversario, di controllarlo e capire un po' i limiti della spalla. È stato molto misurato, anche se di vantaggio ha dominato il suo avversario. Poi ci siamo chiusi e sono finito con la schiena alla gabbia e ho accettato lo scambio perché comunque ho visto che il ragazzo voleva imporre il suo gioco. Ho detto vediamo qual è la sua strategia, vediamo fin dove arriva, quanto riesco a tenerlo io. Il problema è che mi sono perso nel controllo, nel divertimento della gara. Mi sono forse focalizzato troppo sul seguirlo per gestirlo e vedere cosa sarebbe successo. Tra il primo e il secondo gli ho detto guarda devi accelerare un attimo perché secondo me siete lì, non stai venendo fuori bene. In realtà era suo il round perché comunque il controllo è sempre stato suo. E quindi gli ho detto di tirare fuori un po' di cazzimma. È iniziato il secondo, c'è sempre stato un lavoro di lotta a parete ma anche a terra. E ci sono stati un paio di momenti in cui ho provato a finalizzare, ma non ho concretizzato l'azione. È stato bravo l'avversario a difendere, è uscito da un paio di situazioni dove pensavo di averlo preso. Allora, Flavio è entrato, ha visto che stavo controllando la situazione, mi stavo divertendo, ma non ci stavo andando convinto, quindi mi ha detto alza un po' il ritmo. Tanto lì gli ho detto, oh! Ma bisogna chiudere, ci dobbiamo muovere perché qua devi far vedere nettamente la tua superiorità. E lì è partito con dei colpi precisi e potenti. Sono entrati i primi due pugni, è entrata una bella combinazione. L'ho visto tremare su un gancio abbastanza alto, però non di quelli dove l'ho preso al mento, ma dove l'ho preso in testa. Ho visto che era abbastanza rincoglionito, c'è stato un po' di dogfight. Siamo spinti alla gabbia, sono uscito e dalla vicinanza, dal controllo, siamo arrivati dall'altra parte della gabbia. È entrato un montante che l'ha sfiaccato un attimo e poi il secondo che è entrato bene pulito, io l'ho visto andare giù. Io istantaneamente ho fatto sprawl perché ho pensato sta attaccando, ma rivedendo il video secondo me un secondino ci ha lasciato. Altra cosa, questo ragazzo, grande cuore, testa dura perché si è beccato di quelle trampate che avrebbero steso un cinghiale, invece ha barcollato e basta. Bel match. Mancavano 10 secondi dalla fine dell'ultimo round. L'ho preso sempre in Mataleao, ma è suonata la campanella e quindi si è salvato. Il ragazzo, tanta determinazione, sia quando si è preso i pugni, sia quando l'ho stretto nello strangolamento, comunque determinazione a mille, non ha mollato neanche un secondo. Buona vittoria, buon rientro per la spalla, warm up, possiamo chiamarlo così, per il 23 a Roma, dove inizieranno le selezioni per la nazionale IMAF e per poter partecipare ai campionati italiani. Abbiamo finito la giornata, ci portiamo a casa questa vittoria, si poteva fare meglio, non c'è stato il KO, ma siamo comunque soddisfatti, penso. Quindi alla prossima. Roma ci sperimentiamo, cerchiamo di alzare un attimino ancora di più l'asticella, vedere quanto riusciamo ancora a metterci in gioco. Sarà un torneo, quindi sarà un attimino diverso da quello che abbiamo fatto finora. Sarà una nuova esperienza, sono gasato, non l'ho mai fatto un torneo di MMA, sono abituato a fare tornei, ma non di MMA, e sarà una guerra. Quindi spero che ci sia un buon livello e spero di uscire dalla sia vincitore che con un bagaglio culturale atomico. La previsione è si deve vincere. Che cazzo di discorso è?